Io voglio associarmi agli auguri che ti ha fatto Don Carmine, perché un giovane di San Felice che vuole intraprendere attività sul nostro paese, per me è solo un motivo di orgoglio e quindi è un incentivo anche per gli altri giovani della zona di venire a investire a San Felice, perché effettivamente a San Felice si può come in tutte le altre zone, quindi bisogna solo crederci e noi come amministrazione dobbiamo lavorare per far sì che i servizi siano all'altezza della situazione, del compito che voi ci chiedete di svolgere. Mi voglio dilungare 2 secondi perché quello che tu andrai a fare è una cosa importantissima. Queste persone ti metteranno in mano la cosa più importante, no? Perché i figli sono la cosa più importante, diciamocela. Quindi questa è un'attività particolare, sono attività che si fanno non tanto per guadagnare soldi, anche per guadagnare soldi, ma si fanno fondamentalmente per passione, perché come anche gestire la terza età, cioè i bambini e la terza età sono le fasce, diciamo, deboli della società e quindi dobbiamo avere persone all'altezza della situazione, persone professionali, insomma, e soprattutto dovete forgiare, dovete creare la futura classe dirigente del paese, quindi è un compito arduo. Quello che è successo un po' a Caivano, no? Che è tutto su tutti i giornali nazionali. Lì purtroppo si sancisce il fallimento della società. Fondamentalmente sono venute a mancare la famiglia, la scuola, le istituzioni e quindi diciamo una riflessione che dovremmo farla con molta serenità e serietà. Quindi io ti auguro di trovare in questa nuova iniziativa, questa tua iniziativa lavorativa, tutto quello che tu vuoi realizzare, i tuoi sogni, di trovarli in questa scuola che vai a fare tu e la tua compagna. E mi auguro che da qui a poco la tua scuola si incrementerà sempre di più perché significa che stai lavorando bene e stai facendo le cose con professionalità. Io voglio lasciarvi. Ho un altro impegno, un'altra inaugurazione, coincidono, certe volte non ti viene da fare niente, certe volte si coincidono le varie cose. Faccio ancora un in bocca al lupo a Fabio e alla sua compagna. E facciamo un applauso all'intervento bellissimo del sindaco, facciamo forte forte questo applauso.